Adesso iniziamo queste tre lezioni di Scienze della Terra e dai titoli forse avrete capito che sono in ordine dall'alto verso in basso. Allora, il primo nostro oratore è Filippo Giorgi, che penso sia ancora l'unico italiano nell'IPCC. Non più, è stato l'unico scienziato italiano nel panel sui cambiamenti climatici e si occupa di appunto clima, cambiamenti climatici e quindi ti do la parola sul riscaldamento globale, evidenze scientifiche e scenari futuri. Scenari futuri. Allora, intanto grazie per l'invito. Io ho un po' di raffreddore oggi, quindi mi scuso già in anticipo. Mi hanno detto che dovrei spiegare bene che cos'è il mio istituto, perché questo acronimo ICTP è un po' strano. L'ICTP significa International Center for Theoretical Physics, è un centro di fisica teorica stato fondato negli anni 60 da un famoso fisico che si chiamava Abdus Salam, morto negli anni 90, e recentemente si è espanso in altre aree, fisica, fra le quali fisica della Terra, e io sono il responsabile della sezione di fisica della Terra. Però io sono una laurea in fisica e poi mi sono dedicato soprattutto alla climatologia e alla modellistica climatica. Allora, in questa lezione io volevo provare a rispondere alle domande che in genere ricevo quando si parla dei cambiamenti climatici. Assumo che tutti quanti voi, a meno che siate vissuti su Marte negli ultimi 30 anni, avete sentito parlare dell'effetto serra, del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici. E le domande a cui vorrei rispondere sono queste. La prima che mi fanno sempre è: stiamo effettivamente assistendo ad un riscaldamento del pianeta? Seconda, se la risposta alla prima è sì, e vi preannuncio che è sì, che cosa sta causando questo riscaldamento globale? Perché preoccuparci di questo riscaldamento? E se il moderatore, la moderatrice mi dà 5 minuti in più, magari possiamo anche discutere di che cosa si sta facendo per affrontare questo problema. Allora, come sicuramente sapete, il clima ha sempre variato negli anni, nei millenni. Quella che vedete qui è una ricostruzione paleoclimatica degli ultimi 400.000 anni, fatta con carotaggi di ghiaccio, dall'analisi di carotaggi di ghiaccio, in cui vedete queste curve che vanno su e giù. In alto vedete la CO2, che è uno dei gas serra principali. In basso vedete un proxy della temperatura. Sostanzialmente questo è l'alternarsi di ere glaciali e periodi interglaciali, che sono un fenomeno del tutto naturale, dovuto sostanzialmente a delle piccole variazioni dell'orbita terrestre. Queste, diciamo, oscillazioni che vedete fra periodi glaciali e interglaciali si chiamano cicli di Milankovitch. Noi in questo momento, eccoci qua, siamo qui, siamo praticamente alla fine di un periodo interglaciale. Quindi normalmente il nostro clima, se non succedesse niente, nei prossimi 100.000 anni andrebbe piano piano verso la sua bella prossima era glaciale, ma anche prima, nei prossimi 15-16 mila anni. Negli ultimi 4, 5, 10 mila anni, che è successo? Che sulla Terra è apparso l'essere umano e soprattutto negli ultimi 150 anni ha cominciato a modificare in maniera molto sostanziale il nostro pianeta in quella che viene definita sostanzialmente non tanto all'inizio dell'era industriale, ma anche prima, il cosiddetto antropocene. Abbiamo cominciato a mettere in atmosfera molti inquinanti e quelli di cui volevo parlare oggi sono i cosiddetti gas serra. Immagino che tutti avete sentito parlare di questi gas serra. Che cosa fanno questi gas serra? Questi gas serra sono i gas che hanno la proprietà di assorbire
la radiazione infrarossa che viene emessa dalla superficie della Terra, irradiarla sia verso l'alto che verso il basso, quindi anche verso il basso, e mantenere quindi la superficie della Terra ad una temperatura che è generalmente piacevole, diciamo una temperatura favorevole allo sviluppo della vita. Questi gas sono abbastanza trasparenti alla luce solare, quindi si riceve radiazione solare che mette in moto tutto il sistema climatico, e questi gas intrappolano un po' dell'energia che altrimenti sarebbe persa nello spazio e mantengono appunto, come dicevo, la temperatura a valori ragionevoli per lo sviluppo della vita. Che cosa è successo negli ultimi, 50-60 anni? Che un famoso scienziato, Charles Keeling, mentre stava prendendo misure sulla composizione atmosferica in una stazione qui sul picco di questa montagna che si chiama Mauna Loa, una montagna di una delle isole delle Hawaii, uno dei posti più puliti dell'atmosfera, negli anni 50 ha cominciato a prendere misure di anidride carbonica fino agli anni 70-80 e ha visto che, come vedete in questa curva, l'anidride carbonica sta crescendo in maniera non proprio esponenziale, ma insomma abbastanza vicino. E essendo l'anidride carbonica, vado un attimo su, i principali gas serra sono anidride carbonica, ozono, metano e vapor d'acqua, ha lanciato così un allarme dicendo: guardate, se la CO2 continua a crescere potrebbe influenzare tramite l'effetto serra il clima globale. Questa curva che vedete di lato, soprattutto in alto, vi dà la quantità di anidride carbonica in atmosferica ricostruita sempre dai carotaggi negli ultimi 10.000 anni, e vedete che in termini di concentrazione è abbastanza piatta. Attorno alle 270, fra 270 e 290 parti per milione, e poi negli ultimi 150 anni vedete che salta fuori scala. E l'anno scorso o quest'anno si è superata, diciamo, la soglia psicologica delle 400 parti per milione, e quindi 400 rispetto a 280 è un aumento del 40%, diciamo così. Siamo sicuri che questi sono, diciamo, il CO2 prodotta dall'uso di combustibili fossili, non solo perché non c'è nessun, diciamo, processo naturale che può spiegare questa curva qui a destra, ma anche dalla composizione isotopica dell'anidride carbonica in atmosfera, è consistente con l'uso, appunto, con l'uso di combustibili fossili. Quindi in pratica ogni volta che bruciamo qualcosa, quindi petrolio, carbone, legno, quel che sia, produciamo CO2 che va in atmosfera e che rimane per molto tempo, perché la CO2 è un gas che non reagisce molto facilmente ed ha un tempo di vita in atmosfera molto lungo. Se la CO2 aumenta, uno si dovrebbe aspettare un aumento di questo effetto serra, di questo ingabbiamento della radiazione infrarossa, e quindi un riscaldamento. Va detto molto rapidamente che il riscaldamento non è solo dovuto a questo che in genere si chiama forcing radiativo, quello che ho appena spiegato, ma anche ad altri feedback, a delle interazioni con il sistema climatico. Per esempio, se l'atmosfera è più calda, aumenta l'evaporazione dagli oceani, e ovviamente anche l'acqua è più calda, aumenta l'evaporazione, aumenta il vapor d'acqua in atmosfera per la legge di Clausius-Clapeyron. Siccome il vapor d'acqua è se stesso un gas serra, questo aumenta l'effetto serra. Questo è un cosiddetto feedback positivo, cioè intensifica, diciamo in questo caso, il riscaldamento. Un altro è il feedback legato all'albedo dei ghiacci. Se si sciogliono i ghiacci hanno un albedo, cioè una riflettività molto alta, quindi la riflettività della Terra, della superficie, diminuisce. Se ci sono meno ghiacci, si assorbe più radiazione solare, e quindi questo anche intensifica il riscaldamento, e così via. Quindi esiste tutta una serie di fenomeni che contribuiscono al riscaldamento del clima. Ma insomma, questo riscaldamento è in atto o no? C'è tutta una serie di evidenze che vi farò vedere. La prima è sono misure a livello globale di temperatura superficiale. Qui vedete
una delle ricostruzioni fatte dai 5 o 6 laboratori che si occupano di questo, e vedete che negli ultimi 100 anni, quindi dal 1910 fino ai giorni nostri, c'è stato un riscaldamento globale in superficie di circa un poco meno di un grado, 0,85 gradi. Incidentalmente l'anno scorso è stato l'anno più caldo di gran lunga, questa stellina che vedete quassù è il 2015, è stato di gran lunga l'anno più caldo da quando si prendono misure, il 2016 dovrebbe superare anche il 2015. Cosa importante, vedete che ci sono tante oscillazioni, non è che questa curva sia una retta che va dal basso verso l'alto. Perché? Perché il clima ha una sua variabilità naturale, sia fra un anno all'altro, sia fra una decade e l'altra, quindi vedete dei periodi più piatti, dei periodi più scoscesi, diciamo così, in questa curva. Per cui non è che se un anno è relativamente freddo è finito il riscaldamento globale. Io vari amici mi dicono, ma guarda, quest'anno è stato fresco, com'è, dove... Cioè bisogna sovrapporre all'andamento, al riscaldamento dovuto appunto a questo aumento dei gas serra, alla variabilità naturale del clima. Quindi questa è la prima evidenza. A livello geografico, qui questa figura vi fa vedere il trend di temperatura dal 1901 al 2012. Rosso significa riscaldamento e azzurrino significa raffreddamento, quindi vedete che praticamente dappertutto si osserva questo riscaldamento e vedete anche che c'è una certa variabilità geografica, non è che tutti i posti del globo si riscaldano allo stesso modo, in particolare i continenti si riscaldano più degli oceani per la maggiore capacità termica degli oceani, e ci sono alcune zone come il nord dell'Atlantico dove invece negli ultimi anni si è osservato un raffreddamento, negli ultimi anni, nelle ultime decadi, nell'ultimo secolo, un piccolo raffreddamento per motivi che adesso sono troppo lunghi da spiegare. Il Mediterraneo e l'Europa sono in linea con quello che sta succedendo a livello globale. Altre evidenze, scioglimento dei ghiacciai, ovviamente se aumenta la temperatura, soprattutto d'estate, questo dovrebbe causare scioglimento dei ghiacciai. Qui vedete l'andamento di ghiacciai in vari continenti negli ultimi 40 anni, praticamente tutti i ghiacciai o quasi tutti i ghiacciai maggiori nel globo sono in fase di recessione. Ovviamente anche le Alpi, questo puntino che vedete qui, ecco, si riferisce ai dati per le Alpi. Poi questi sono dati fino al 2005, fino al 2013 sono anche anche peggiori. Scioglimento della calotta artica, questo è un fenomeno che ormai va avanti da molti anni. Quelle che vedete qui è l'estensione della calotta artica alla fine dell'estate, quindi al suo minimo, 15 settembre. E, diciamo, questo valore 1980 è più o meno un valore che potete considerare come quello pre riscaldamento globale in un certo senso. Questo è il valore 2008, che è questo puntino qui, in cui l'estensione è circa metà di quella, diciamo, di quella naturale, chiamiamola così. L'anno scorso è stato un valore minimo nella serie storica, si prevede che nel giro di qualche decade, alla fine dell'estate, il polo, l'Artico, potrebbe essere ice free, senza ghiaccio. Quarta evidenza molto importante è l'innalzamento del livello del mare. Il livello del mare si alza per due motivi: primo, dallo scioglimento dei ghiacci sui continenti, e secondo, dall'espansione termica dell'acqua, che anche si riscalda. Questa espansione termica è molto piccola, ma c'è molta acqua sulla Terra, e quindi più o meno sono metà e metà i due contributi. Negli ultimi 100 anni il livello del mare globale si è innalzato di circa 20 centimetri. Anche in questo caso non dappertutto
si osserva lo stesso innalzamento perché il livello del mare dipende da altri fattori come le correnti oceaniche e così via, quindi anche in questo caso ci sono delle zone, questi sono i dati negli ultimi, cioè in 10 anni in cui c'erano i dati da satellite, ci sono delle zone rosse e delle zone blu, quindi aumento e diminuzione in altre zone, ma a livello globale appunto c'è un trend abbastanza chiaro. Quinta evidenza, il riscaldamento non solo in superficie ma in troposfera, quindi nella parte, i primi 10.000 metri dell'atmosfera, c'è anche lì, i dati da satellite mostrano un riscaldamento in linea con quello superficiale e allo stesso tempo c'è un raffreddamento in stratosfera che si sta osservando. Perché? Perché essendoci più CO2 in troposfera arriva meno radiazione infrarossa nella stratosfera, dove l'ozono è anche un gas serra, e quindi c'è questo fenomeno di raffreddamento, diciamo, fra 10.000 e 25.000 metri. Eccone un'altra, è l'assorbimento di calore da parte degli oceani, che può essere misurato dalla temperatura con una serie di boe. Scusate un attimo. Con una serie di boe che adesso praticamente coprono quasi tutti gli oceani, e anche in questo caso c'è un aumento di calore immagazzinato dagli oceani. Quindi esiste tutta una serie di evidenze che hanno portato la comunità scientifica a dire per la prima volta nel 2007 e ribadire nel 2013 che il riscaldamento globale è inequivocabile. Questa è la parola che è stata usata da questo IPCC, che è l'Intergovernmental Panel on Climate Change, che ha vinto il famoso Nobel nel 2007. Quindi la risposta alla prima domanda è abbastanza chiara, e direi che su questo non c'è molto dibattito. Un po' più di dibattito è su che cosa sta causando questo riscaldamento, cosiddetto problema di attribuzione. Perché? Perché il clima può variare per tanti motivi, a parte i cicli di Milankovitch, che sono su scale temporali molto più lunghe di quelle di cui stiamo parlando. Ci sono fattori umani, abbiamo visto il gas serra, il particolato atmosferico, anche può variare la temperatura della Terra perché riflette o assorbe la luce solare. L'uso del territorio, se si cambia il territorio ovviamente cambia l'albedo superficiale, cambia l'evaporazione e tante altre cose, e quindi poi si può cambiare il clima soprattutto a livello regionale. Ma poi ci sono fattori naturali, c'è intanto la variabilità naturale del clima, per esempio il famoso fenomeno di El Niño di cui avrete sentito parlare, attività vulcanica, di cui qui ci sono esperti molto più competenti di me, ma i vulcani mettono in atmosfera grandi quantità di polveri, soprattutto in stratosfera, e il segnale climatico dei vulcani può persistere per vari anni, e infatti è stato osservato in caso di grandi eruzioni. E anche l'attività solare non è costante, non c'è solo il ciclo degli 11 anni, ma c'è una variazione anche a livello decadale. Per cui questo ovviamente potrebbe influenzare anche il clima. Come si fa quindi a estrarre il segnale umano da questo rumore di fondo dei fattori naturali? Adesso, questa è una cosa molto complicata e ci vorrebbero 10 lezioni per spiegarlo, ma insomma in soldoni quello che succede è questo: si prende un modello climatico come quello che abbiamo per esempio noi al Centro di Fisica a Trieste, fanno esperimenti in cui si mettono dentro solo i fattori naturali e poi altri esperimenti in cui si mettono dentro sia i fattori naturali che i fattori, diciamo, antropogenici, quindi le emissioni di gas serra. E qui vedete, io direi, guardiamo solamente questo qui. Allora, questa è la temperatura globale, una simulazione, sono delle simulazioni di temperatura, dal 1900, ecco questo qui, al 2000, quindi nel periodo storico. Quella fascia blu che vedete
è la simulazione da parte di una ventina di laboratori nel mondo, appunto degli ultimi 100 anni di temperatura, se non si immette il fattore antropogenico, quindi se non c'è l'aumento dei gas serra. La fascetta rosa, sì, almeno io la vedo rosa qui, è quello che succede se si immette il fattore antropogenico, quindi l'aumento dei gas serra. Quella riga nera sono le osservazioni, quindi l'anomalia di temperatura osservata. Queste sono delle fasce, non delle righe, perché c'è una certa incertezza, poi sono tanti modelli che vengono usati, ma insomma il messaggio qui è che solamente nel momento in cui si immettono anche l'aumento dei gas serra, nei nostri modelli quantomeno, si riesce a riprodurre l'andamento osservato. Ed è questa, diciamo in soldoni, la ragione principale per cui la comunità scientifica non è sicura al 100%, cioè non dà un messaggio di completa sicurezza su questa, ma dà una probabilità dal 95 al 99% che almeno negli ultimi 50 anni, cioè dalla metà del XX secolo, riscaldamento è per lo più dovuto a fattori antropogenici. Perché non c'è sicurezza? Perché i modelli non sono perfetti, perché le osservazioni non sono perfette, perché magari può esserci un qualche fenomeno che non conosciamo. Però per quello che oggi la scienza può dirci, non c'è altra spiegazione se non l'aumento dei gas serra. Quindi la risposta alla seconda domanda è sì, sono i gas serra, però non siamo sicuri al 100%. La terza domanda, quella a $1 milioni, è perché preoccuparci dei gas serra? Cioè, se c'è un aumento di un grado a livello globale, io personalmente sarei abbastanza contento. A me piace un raffreddore, a me basta proprio farmi venire raffreddore, influenze e così via, che io sarei personalmente abbastanza contento. Il problema è quello degli effetti collaterali dei cambiamenti climatici. Come facciamo noi queste, non le chiamiamo previsioni, perché il clima, come ben sapete, non può essere previsto su scale temporali lunghe. Noi le chiamiamo proiezioni, cioè che cosa facciamo? O scenari, cioè costruiamo degli scenari di possibili evoluzioni socio-tecnologiche, quindi di emissioni di gas serra e quindi di concentrazioni di gas serra in atmosfera, e con i nostri modelli cerchiamo di capire come il sistema climatico può rispondere a questo aumento dei gas. Qui vedete due curve, una blu e una rossa. Quella rossa è il cosiddetto business as usual, lo scenario, diciamo, se si continua a bruciare combustibili fossili come si è fatto finora. Quella blu è la famosa target dei 2 gradi rispetto ai valori pre-industriali. Quello che ci dice questa curva è che nel più pessimistico degli scenari potremmo assistere ad un riscaldamento attorno ai 4 gradi, più o meno 1,5 gradi a livello globale. Adesso 4 gradi non sono pochi a livello globale, vi farò vedere perché. Il clima ovviamente influenza tanti aspetti della società e degli ecosistemi, la salute, l'agricoltura, foreste, risorse idriche, quindi se ci sono dei cambiamenti importanti, questi hanno degli effetti importanti. Io ne volevo sottolineare 3 in particolare, anzi 4. Prima di innalzamento del livello del mare, ne abbiamo già parlato, nel più pessimistico degli scenari si parla di un innalzamento di 1 metro entro il 2100, e questo può avere effettivamente degli effetti abbastanza devastanti, perché fenomeni come alluvioni costieri, per esempio in Bangladesh o in altre località. Ah, grazie. C'è anche il servizio qui, congratulazioni. mareggiate, per esempio lo stesso ciclone, un ciclone come Katrina, se avete 0,5 metri in più di livello del mare fa dei danni che sono
molto molto più gravi che non in condizioni normali. Quindi secondo me questo è il punto principale, anche perché la maggior parte della popolazione vive in zone costiere o quantomeno vivrà in zone costiere entro poche decadi, e quindi ci sarà un grosso possibilità di un grande effetto. Un altro è quello dello scioglimento dei ghiacciai, non solo perché i ghiacciai sono belli da vedere, ma perché i ghiacciai sono dei serbatoi d'acqua, acqua fresca. E quindi diminuendo i ghiacciai diminuiscono questi serbatoi. Io sono convinto che fra 30-40 anni il problema principale dell'uomo non sarà più il petrolio, ma sarà l'acqua, sarà veramente la risorsa più importante. E questa è l'altra cosa di cui non ho parlato, è quello che noi chiamiamo intensificazione del ciclo idrologico. Sono un po' indietro, mi dai 5 minuti? Dai. L'intensificazione del ciclo idrologico, e cosa vuol dire? In un'atmosfera più calda, quindi più energetica e con più vapor d'acqua, sempre per la famosa legge di Clausius-Clapeyron, quando piove c'è più acqua disponibile per la pioggia e c'è più intensità per i fenomeni piovosi, per cui tende a piovere più intensamente. Al tempo stesso ci vuole più tempo per raggiungere le condizioni in cui parte l'evento piovoso. In altre parole, quello che osserviamo in un'atmosfera più calda è che piove meno frequentemente, ma più intensamente. Questo ho scritto un articolo 2 anni fa in cui abbiamo preso dei dati a livello globale, eccetera, si vede praticamente dappertutto come trend, e i modelli lo confermano per il futuro. E questo che significa? Che c'è un aumento sia del rischio di eventi alluvionali, Genova, Firenze e così via, sia dall'altro lato della curva di eventi siccitosi. Infatti si vede un forte aumento di siccità e ondate di calore. Qui c'è una serie di esempi di eventi mai accaduti prima negli ultimi 10 anni. Ricordate l'Europa, l'estate del 2003? È stato un evento mai registrato, almeno negli ultimi, da quando si prendono dati, probabilità di 1 su 1 milione o qualcosa del genere, ma ce ne sono stati altri. Questa è l'ondata di calore in Russia nel 2010, con tutti i fuochi, gli incendi, il fumo è arrivato quantomeno fino a Trieste. Ne menziono un altro, questi sono stati alluvioni in Pakistan nel 2010, anche questi mai visti prima, e qui mi dicono che 20 milioni di persone sono state evacuate con un certo numero di morti. Adesso un'equazione di 20 milioni di persone è difficile addirittura da immaginare. Questo è un dato dal Munich Re Insurance Company, che fa vedere l'andamento di catastrofi naturali dal 1980 al 2014, di carattere geologico, di carattere diverso, di geologico, quindi earthquakes, terremoti, vulcani e così via, e la figura rossa, verde tropical storm meteorologici, blu idrologici e climatologici. Vedete che, diciamo, la crosta non sta facendo niente di particolarmente preoccupante, diciamo, non c'è nessun trend nel colore rosso, ma in tutti gli altri casi vedete l'aumento, questo a livello globale, l'aumento di catastrofi naturali. L'altra cosa importante in questo senso è che i cambiamenti climatici non saranno sentiti da tutti allo stesso modo. Ci sono alcune zone molto più vulnerabili, e questo dà il potenziale di produrre migrazioni di massa, i cosiddetti rifugiati climatici. Un'ultima cosa sull'aspetto fisico è la questione dei punti di non ritorno. Questa mi è stata chiesta molte volte. Ci sono delle caratteristiche del clima globale che, una volta, diciamo, superate, una volta compromesse, impiegherebbero molto 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 tempo a tornare al loro valore naturale. Per esempio, la circolazione oceanica globale
Se avete visto il film The Day After Tomorrow, lì in una settimana l'oceano si è fermato e ha procurato quell'ira di Dio. Ovviamente non succederebbe in una settimana, ma è un processo che potrebbe accadere con 4-5 gradi di riscaldamento per centinaia di anni. Lo scioglimento della Groenlandia, che oggi è la componente che sta crescendo più di tutte le altre riguardo al livello del mare, anche in questo caso la Groenlandia in passato si è sciolta, tempi anche storici, e questo potrebbe produrre un innalzamento del livello del mare di vari metri. A quel punto si parla effettivamente di situazioni climatiche completamente diverse. Ma giusto per dirvi, 4 gradi famosi, che cosa sono? Se voi prendete l'ultima era glaciale, 18.000 anni fa, rispetto ad oggi, la differenza di temperatura è più o meno 4-5 gradi, gran parte del Nord America e dell'Europa settentrionale erano coperte di ghiacci, il livello del mare era 125 metri più basso. Quindi 4 gradi a livello globale sono una cosa enorme. Prendo un altro minuto per dirvi che cosa sta succedendo, qual è il dibattito fondamentale, e può essere riassunto qui. In pratica, più i gas serra aumentano con l'uso di combustibili fossili, più aumentano tutti gli effetti, quei famosi effetti collaterali di cui parlo. E più aumentano, più è difficile implementare delle opzioni di adattamento a questi effetti. Una cosa è dire il livello del mare va su di 30 centimetri, allora alzi gli argini e così via, ma se tu va su di 2 metri è tutto un altro paio di maniche. Allora, per mantenere il livello di questi cambiamenti climatici al di sotto di una soglia che viene chiamata soglia di pericolo o livello di pericolo, che oggi è accettato come i famosi 2 gradi rispetto a valori preindustriali, quindi 1 grado rispetto ai valori attuali, non basta stabilizzare le emissioni di gas serra, perché il sistema non è in equilibrio, il sistema non riesce ad assorbire tutto il CO2 che noi gli mettiamo dentro, ma bisogna diminuire le emissioni. Quindi tutto quello su cui si sta discutendo è come diminuire le emissioni. Può essere riassunto in questa frase: gestire l'inevitabile ed evitare l'ingestibile. Perché? Perché un certo livello di riscaldamento globale ci sarà, è inevitabile, e quindi bisogna implementare delle politiche di adattamento, soprattutto sull'uso del territorio, per gestire quello che può succedere, aumento di eventi estremi e così via. Evitare l'ingestibile, cioè evitare di arrivare al punto in cui gli effetti dei cambiamenti climatici sono troppo importanti per poter essere gestiti con delle semplici politiche di adattamento. Questo sostanzialmente significa fare una riconversione energetica dall'uso di combustibili fossili, che è quello che facciamo oggi per lo più, ha altre forme che usino meno carbone. Quindi, soprattutto efficienza energetica, questa è la prima cosa, riforestazione e cattura del CO2, energie rinnovabili e al limite il nucleare, anche se lì poi c'è tutta un'altra discussione. Una delle grandi critiche a questo approccio è: sì, ma se facciamo questo, il costo di implementare questa famosa soglia dei 2 gradi distruggerebbe l'economia mondiale. Allora, sono stati fatti tutta una serie di studi per cui la stabilizzazione ai famosi 2 gradi richiede di stabilizzare più o meno, qui ci sono sempre le incertezze, eccetera, quindi c'è sempre una barra di errore, ma diciamo più o meno richiede di stabilizzare la CO2 a 450 parti per milione. Oggi siamo a 400, quindi non siamo molto lontani. Quello che vedete qui sono delle stime del costo, eccole qua, di questa stabilizzazione in unità di percento di riduzione del prodotto interno lordo mondiale entro il 2050. Va bene? Che cosa significa qui? Questi sono vari modelli, eccetera.
In questo caso qui, che è il più estremo, che cosa ci dice quello? Che se noi vogliamo stabilizzare sotto i 2 gradi, e questo ci potrebbe costare il 4% del PIL globale entro il 2050. Allora io mi sono andato a prendere a briga su Wikipedia e andavo a vedere quant'è il PIL globale. Il PIL globale nel 2014 era 78 mila miliardi di dollari, che è un bel po' di dollari, anche di euro. Quindi il 4% è una cifra con tanti zeri. Però io sono anche andato a vedere qual è la crescita annua del PIL globale. La crescita annua, almeno nel 2014, quando la Cina tirava ancora, è del 3,4%. Che cosa significa questo? Questo significa che il costo di stabilizzare le quantità di CO2 sotto il famoso livello di pericolo dei 2 gradi è semplicemente che noi avremmo lo stesso PIL globale non nel 2050, ma nel febbraio, diciamo così, del 2051. A mio parere è un costo abbastanza ragionevole. Quindi concludo dicendo questo, che quello dei cambiamenti climatici è un problema vero, è un problema che, se non affrontato, può avere delle conseguenze molto gravi, non nel senso di estinzione della razza umana, eccetera, ci vuole parecchio per estinguere la razza umana, però significherebbe riadattare tanti aspetti della nostra società, dell'economia e così via. È un problema per cui esistono le tecnologie per risolverlo, cioè questa famosa trasformazione del sistema energetico che si sta piano piano attuando dappertutto. I costi sono, direi, ragionevoli e quindi sostanzialmente è purtroppo diventato un problema politico. E lì io mi fermo perché esce fuori da quella che è la mia competenza specifica. Grazie mille e se ci sono domande... Ho detto che le domande sono posticipate benissimo dopo le 3 presentazioni. Quindi...